Ecco il numeratore dell'AIRC. La prima volta che lo vediamo, inquadriamolo per dire a che punto siamo arrivati tutti quanti, tutte le trasmissioni RAI, per collaborare a questa grande iniziativa dell'AIRC. Dunque abbiamo un numeratore discreto, non deludente ma discreto, 2.350.000 e passa. Bisogna crescere, signori miei, bisogna crescere per forza, perché l'iniziativa dell'AIRC è un'iniziativa importantissima. Noi dobbiamo abbattere questo termine dell'incurabilità per rendere curabili questi tumori. Il tumore purtroppo è sempre annidato per quanto riguarda la sorte dell'uomo, purtroppo. Adesso vi racconto una storia, perché più che le parole servono i fatti. Vi presento due personaggi. Il primo personaggio è la dottoressa Maura Massimino. Grazie. A lei questa rosa. Me la sono già meritata. È meritatissima. E accanto alla dottoressa Massimino c'è un personaggio che è nato nella mia città, dalla quale invece si è allontanato, adesso vive a Bologna, Alessandro Arcidiacono. Buonasera. Quella che vi raccontiamo, amici, è una storia che sembra incredibile, ma è vera, fortunatamente è vera, perché la diagnosi precoce può fare dei miracoli. Alessandro, ti do del tu perché siamo concittadini, tu sei padre di Arturo, che adesso sì. Vediamo in foto. Ecco, facciamo un applauso ad Arturo, che se lo merita. Che cosa è successo a tuo figlio? E quello che è successo a mio figlio e a tutta la mia famiglia è che un bel giorno, da che vivevamo una vita tranquilla, piena di progetti, di programmi, anche a lungo termine, ci siamo dovuti scontrare contro una realtà che ci ha fermato immediatamente e ci ha fatto capire che Arturo stava davvero male. Arturo è stato portato in ospedale e gli è stata trovata una neoplasia cerebrale. Arturo adesso ci sta guardando, perché Arturo adesso sta bene, però per quasi un anno e mezzo abbiamo dovuto prima fare l'intervento chirurgico per togliere questa massa all'interno della sua testolina e poi successivamente, una volta fatto e capito che tipo di tumore aveva, abbiamo dovuto affrontare la radioterapia e la chemioterapia all'Istituto Nazionale Tumori, curati dalla dottoressa Maura Massimino. Allora, innanzitutto ancora un saluto ad Arturo che sta benissimo, ci sta vedendo. Sì, ci sta vedendo Arturo. Amore mio, amore nostro. E anche suo fratello Augusto. Allora, dottoressa Massimino, era colpito da quale male? Era, ed è bello dire era, colpito da quale male, Arturo? La malattia di Arturo si chiama ependimoma. Ecco, segnate un nome strano, ependimoma. È un nome strano e quasi accattivante, ma è meglio non fidarsi. È una malattia rara che colpisce i bambini piccoli, la maggior parte dei bambini ha meno di 6 anni. Si ammalano pochi bambini all'anno in Italia, poco più di 30, se ne ammalano circa 200 all'anno negli Stati Uniti, quindi questa è la proporzione, e è una malattia impensabile nel contesto di una famiglia normale. Ecco, una il fatto famiglia che fortuna. Sia un tumore rarissimo, allora la ricerca ovviamente si rivolge soltanto ai tumori quelli più popolari, sì. Che è un termine tremendo detto nei confronti dei tumori. I killer. Però, insomma, bisogna individuare e bisogna ricercare tutti i tipi di tumori, come quello che è capitato ad Arturo. Sì. È per questo che bisogna finanziare la ricerca, per questo che voi dovete contribuire con i vostri SMS, per questo dovete essere vicini all'AIRC, per questo dovete far alzare il nostro tabellone, il nostro montepremi, perché la ricerca, la scoperta delle cure dipende da voi, da voi. Quindi SMS... da 2 euro al 48545, fatelo al telefonino, lo fate dal telefono fisso e subito ci date 2 euro, 2 euro qua, 2 euro là e arriviamo alla guarigione di Arturo. Allora, quanto tempo siete stati voi, famiglia Arcidiacono, a Milano? Noi siamo stati per un anno e mezzo, giorno più, giorno meno. E un anno e mezzo intensissimo, pieno di giorni speciali, di giorni difficili, pieni di paura e di pianto, ma meravigliosi, perché abbiamo avuto, io dico, il privilegio di conoscere
tante famiglie, ma soprattutto tanti ragazzi, tanti bambini che mi hanno insegnato davvero il gusto della vita e il fatto che, ed è qui la cosa per la quale io credo, non ci si può voltare indietro e far finta di non vedere un dramma così grosso. Il tumore può prendere tutti quanti quando meno ce la si aspetta. Io pochi giorni fa sono andato a trovare un mio caro amico, un ragazzo che ho incontrato all'Istituto Tumori che aveva 14 anni, Alessandro. Abbiamo fatto tantissime cose insieme, io dico che è del mio club, perché è entrato proprio in novembre del 2005, quando siamo entrato io, e siamo andati dal Papa, siamo andati alla Ducati tutti gli anni insieme. Lui purtroppo qualche mese fa ha avuto una ricaduta e nella sua ricaduta, nella sua consapevolezza, Alessandro mi prendeva da parte e mi diceva: io adesso voglio far capire a tutti i miei amici di quanto sia bello quello che stiamo vivendo e mi sento in grado di poter dare una mano alla ricerca, poter dare una mano a tutti quanti voi che cercate di fare qualche cosa. Alessandro, i suoi genitori ci stanno guardando, una settimana fa circa ci ha lasciato, ma la sua speranza non è una resa. Io mi sento il dovere grosso di portare avanti questa cosa qua, perché noi dobbiamo dare la risposta a tutte le speranze degli altri bambini che ci sono. E la speranza non è aspettare lì sperando che un giorno arrivi la cura per il tumore. La speranza è mettersi sotto con la consapevolezza che con l'aiuto di tutti, 1 euro, 2 euro, alla fine potremo guardare in faccia il tumore, anche con un po' di sfacciataggine, e dire: la IN ce l'abbiamo tolta. Dottoressa Massimino, per studiare ancora queste malattie rare, voi ricercatori di cosa avete bisogno? Ovviamente di fondi, questo è ovvio, lo diciamo sempre. Sì, io vorrei sottolineare ancora, tornando al fatto che sono malattie rare, che l'ARC ha avuto un bel coraggio a fidarsi di noi, perché si poteva immaginare che un profilo così sottile fosse di scarso interesse. E invece sia l'ARC ha un grande intuito, un grande cuore, sia tutti gli italiani hanno un grande cuore. Perché questo progetto, che apparentemente è basato su una malattia piccola, è stato il modello per una collaborazione a livello italiano che è stata la trasformazione della competizione. Cioè, noi ricercatori dobbiamo avere un margine di competizione per migliorare. Certo, ma poi dobbiamo la competizione sì, del mercato, ma noi dobbiamo capire di collaborare, perché solo collaborando le malattie rare possono avere una definizione e si può trovare anche quella famosa medicina personalizzata che è nel nostro traguardo, cioè come la chiave per ogni serratura. E quindi... bocca al lupo. Grazie. Io devo dirvi una cosa, che questi traumi fanno cambiare vita, perché il mio concittadino ha cambiato vita. Tu hai cambiato vita, lui ha cambiato vita. Lui cosa facevi tu? Che attività svolgevi? Io facevo l'odontotecnico, faccio tuttora l'odontotecnico, ma se lavoravo circa 12 ore al giorno e adesso ne lavoro 8 e 4 lo dedico a gestire le cose dei nostri bambini. Ecco, noi tu hai fatto una specie di club. Sì, noi abbiamo fatto inizialmente un club tra genitori, poi si è chiamata associazione. Sì, che, per ospitare i genitori. Sì, per dar supporto morale ai genitori e ai bambini. Noi vogliamo vedere i bambini ridere in ospedale. I bambini, se sono in ospedale, non necessariamente hanno la faccia triste, anzi. Io, tutti i bimbi che ho visto, è che se trasmetti tristezza, loro si comportano in maniera triste. Ma quando dai coraggio, forza, quando il bambino vede la sua mamma non afflitta perché c'ha la speranza, il bambino risponde con grandi risate. E quello che noi vogliamo fare con l'associazione che abbiamo creato, che si chiama Bimbo Tu, che lavora principalmente per Bologna, perché naturalmente noi siamo di Bologna, ma anche per l'ospedale, per l'Istituto Nazionale dei Tumori, è quello di vedere i bambini ridere. Adesso, in questo momento, i bambini nella neurochirurgia pediatrica del nostro ospedale, il Bellaria di Bologna, stanno guardandosi il teatro, nel progetto Teatro in Corsia, fatto con Antoniano, dove in diretta, con streaming, una cosa semplicissima, si riesce a trasmettere quello che fanno in teatro proprio per ragazzi, e quindi questi bambini, tra cateteri, pompe di infusione, si fanno delle risate. Bravo. Grazie. Bravo veramente. Grazie. Bravo, brava, dottoressa.
Allora io vi rinnovo l'SMS al 48545 con la carta di credito, il numero verde 800 350 350. Dobbiamo migliorare questo nostro, diciamo, montepremi, perché veramente incontro delle persone che meritano tutta la nostra solidarietà, il nostro ringraziamento, il nostro apprezzamento. Grazie dottoressa, e grazie a te. Grazie veramente. Grazie. Sofia! Sofia!